Le inchieste del commissario De Luca, di Carlo Lucarelli. Carta bianca, seconda puntata. Lasciar perdere! Sei matto, De Luca, cosa dici? In questa storia, caro questore, c'è di mezzo un membro del partito. Questo Vittorio Reinhard, pugnalato e quasi evirato. Uno che aveva rapporti con l'SS, nonché con la figlia del conte Adalberto Maria Tedesco. Autorevole membro del corpo diplomatico, amico personale del maresciallo Graziani. E mi chiedi perché vorrei lasciar perdere? De Luca, c'è stato un delitto molto grave, e noi non possiamo far finta di niente. E poi, hai fatto tanto per passare dalla Muti alla questura e mi esci con queste fregnacce. Ma non... Se c'è qualcosa che ti preoccupa, se qualcuno ha fatto pressioni su di te o trama perché la giustizia rimanga nell'ombra, è nostro preciso dovere darti pieno appoggio. Sono certo di interpretare anche le intenzioni del segretario del fascio. Vero, camerata Vitali? È ferma volontà del duce, e anche nostra, ovviamente, che la polizia svolga il suo lavoro senza intralci in ciò che le compete. Che arresti i ladri e gli assassini. E che il popolo italiano sappia che nell'Italia fascista la legge, anche in tempi difficili come questi, è sempre legge. Da noi non deve succedere come al sud, dove negri e badogliani fanno il bello e il cattivo tempo. Un caso importante come questo deve servire a mostrare alla popolazione che la polizia c'è e vigila. Va bene, fatemi capire, che cosa volete che faccia? Sei uno dei migliori investigatori della polizia. Lo eri prima di trasferirti alla Muti e lo sei anche adesso che sei tornato tra noi. Investiga, scopri l'assassino. Sì, in forma confidenziale, riservata, naturalmente. Tutt'altro, tutt'altro. Avrete ampia pubblicità sui giornali e ogni mezzo a vostra disposizione, soprattutto ogni appoggio del partito. Vabbè, ho capito. Scopro chi ha ucciso Reinhard. E poi? Poi lo arresti, gli metti le manette e lo porti in galera. E questo è il tuo mestiere, no? Anche se è un conte. Anche se è un conte. Anche se è un tedesco. Un tedesco no, naturalmente, ma questo è ovvio. C'è un'altra autorità. Se ne occuperanno i tedeschi. È ovvio. Ma ora basta con le chiacchiere e mettiti al lavoro. Ti occupi solo di questo caso. E hai un'automobile in dotazione con tutti gli uomini di cui hai bisogno. Il federale ha messo a disposizione la milizia per ogni aiuto possibile. Bene. Commissario De Luca, l'Italia fascista vi guarda. Saluto al duce. Ben arrivato, commissario. Commissario. Lasciallo Pugliese, Albertini. Cosa ci fate qui? È mezzogiorno e per lavorare bene bisogna mangiare, no? Alla Rosina si mangia bene, si spende poco e c'è pure il telefono che funziona. Date retta al commissario che ci sono qui da 7 anni e tutto il lavoro l'ho fatto da qui. Sedete, sedete. Non sono i metodi che preferisco. E invece questo della Rosina è il telefono che preferisco io, perché non è controllato. Tu bevete, bevete, che non è male, non è male questo vino. È della vendemmia di guerra questo qui, Bevete, bevete. Io vi conosco a voi. Voi siete uno che non si rilassa mai, sempre teso, sempre insonne, sempre con l'emigrania. Sì. A proposito, che ci facevano tutti quegli uomini della milizia nel Palazzo del Morto? Massima collaborazione. Un gentile aiuto del federale. Ho ordinato che rivoltino tutto il palazzo alla ricerca dell'arma del delitto. Se non la trovano in casa, la cerchino nei tombini di via Battisti o nelle strade adiacenti. Io la voglio per stasera. Ecco le vostre tagliatelle. Attenti a non bruciarvi la lingua. Faustina, portane un'altra porzione per il commissario. Sarà fatto. Il tempo di cuocere la pasta. Scusate, non avreste un cachet per il mal di testa? Ci guardo. Ma prima provate le nostre tagliatelle. Sono un vero toccasana. Un'altra delle ragioni per venire dalla Rosina è il sedere della Faustina. Beata gioventù. Scusate, commissario, altrimenti si raffredda. Il portiere è tornato? Non si è visto. No. E la moglie comincia a preoccuparsi. Dice che da quando sono sposati si è assentato solo quando l'hanno richiamato dopo Caporetto. Bisogna farlo cercare. Perché? E che vi ha detto il questore? Ha detto che dobbiamo trovare chi ha ammazzato Reinhard. Forse vogliono qualcosa che distragga la gente. Ah, avremo anche l'attenzione della stampa. Gesù, ma che bella cosa. È proprio il momento per avere il nome sui giornali. Il vostro cachet, commissario. Ma prima mangiate le tagliatelle. Grazie. Bisogna far cercare il portiere. È strano che sia scomparso così, subito dopo il delitto.
E bisogna anche cercare la servetta che lavorava da Reinhard. E poi andare al partito e prendere tutte le informazioni che hanno su di lui. Ci andate voi, commissario. Perché se ci vado io a chiedere certe cose, mi buttano fuori a calci. Abbiamo carta bianca, no? Massima collaborazione, lo ha detto il segretario Vitali. E poi, se non collaborano, meglio così. Finiamo prima. Il medico cosa ha detto? C'è un referto? Hanno fatto l'autopsia? Proprio adesso lo volete sapere? Sì, lo voglio sapere adesso. Sì. Va bene. Dunque, Reinhard è morto per il colpo al cuore. Sì. Arma da taglio. Un colpo piuttosto preciso. La seconda ferita, quella nella zona inguinale, è stata inferta dopo ed è stata del tutto ininfluente. Probabilmente, come avete detto voi, è uno sfregio. Dovrebbe essere morto nelle prime ore della mattinata, tra le 9 e le 10. Mangiate, come sa, che si raffredda. No, non ho fame, ho mal di testa. Mangiali tu, Albertina. Se li lasciate, grazie, commissario. Ecco, appena hai finito le tagliatelle, corri al partito e chiedi informazioni di Reinhard. Richiesta del commissario De Luca, ordine di Vitali. Poi telefoni alla questura e dirami un ordine di cattura per... Mi si chiama il portiere? Galimberti, Oreste Galimberti. Ecco, per colore. Uffici di polizia, commissariati, guardia nazionale, politica, tutti. Anche la legione in muti. Lasciando, di chi possiamo fidarci nella squadra? Di tutti, sono tutti bravi ragazzi e sinceri patrioti. Non intendevo questo. Che sento puzza di bruciato. Se intendete ragazzi svegli e discreti, oltre al nostro Albertini c'è la gente in gangaro. Ecco, mettete in gangaro sulle tracce della serva, quella assuntina. Che controlli tra gli sfollati. E noi? Noi che facciamo? Che facciamo? Facciamo una visita al conte Adalberto Maria Tedesco. La vittima aveva il suo biglietto da visita nel portafoglio. Non potrà dirci che non si conosceva. Sono Don Vincenzo Peroni, segretario particolare di Sua Eccellenza, il conte Tedesco. Con chi ho il piacere? Polizia, commissario De Luca e maresciallo Pugliese. Vogliamo conferire con il conte. Certo, certo. Posso sapere il motivo di questa visita? Come ho già spiegato per telefono, si tratta di un omicidio. Un collaboratore del conte è stato assassinato e noi vorremmo raccogliere qualche informazione su di lui, sui loro rapporti. Si chiamava Vittorio Reinhard. Certo, certo. Da 15 giorni il signor Reinhard non collaborava più con Sua Eccellenza e da almeno un mese aveva smesso di frequentare questa casa. Il signor Reinhard si occupava dei rapporti tra Sua Eccellenza e la Santa Sede. Ma negli ultimi tempi aveva avuto problemi di salute. E sono problemi che ha superato nelle ultime 24 ore. E comunque vorremmo sentirlo dire dal conte. Certo, certo. Ma Sua Eccellenza è spiacente ad avervi accordato un appuntamento che purtroppo non può mantenere. Un affare improvviso. Affari di Stato, sapete, di questi tempi. Ma io me ne frego degli impegni improvvisi. Questa è un'inchiesta ufficiale della questura su un caso di omicidio. Se il signor Conte non vuole parlare con noi, va bene, lo farò convocare alla centrale per domattina. Voi non sapete quello che dite? In questura. Non è possibile. Vedrò cosa si può fare. Forse Sua Eccellenza vorrà dedicarvi qualche minuto. O saprà spiegarsi meglio di me. Accomodatevi in biblioteca. Da questa parte, prego. Se volete attendere... Ehi, che cultura! Qua dentro ci stanno qualche migliaio di libri. Io lo faccio chiamare davvero in questura, con le guardie. Attenzione, commissario. Già con quel prete qua finisce che fate un passo falso. Magari, così ci tolgono il caso. Non chiedo altro, Pugliese. Oh, commissario, queste sono letture allegre. Educazione alla morte. Mistica della croce. Ecco. Il martirio di San Sebastiano. Ehi. Mi state disturbando. Oh, scusate, signorina. Che così allungata sul divano non vi avevamo vista. Andatevene, mi date fastidio, voglio stare sola. Andatevene, per favore. Ci hanno detto di aspettare qui il signor conte. Non sapevamo che ci fosse qualcuno. Non lo sapeva nemmeno quel prete. Mi piace stare seduta nella penombra della biblioteca da sola a pensare. Mi rilassa e mi addormento. Voi? Non lo fate mai? Oh, certo, molto spesso. È il mio passatempo preferito. Voi siete Sonia Tedesco, la figlia del conte? Qui. Sedete qui accanto a me. Sì. E piaccio. Sì, certo. E voi? Chi siete? De Luca, commissario De Luca. Oh! Siete qui per arrestarmi. Ma, mi dovete perdonare, ma avete fatto qualche cosa di male. Io? Ecco, a proposito, voi conoscete Vittorio Reinhard?
Voi mi siete antipatico. Lo dirò a lui. Lui mi è simpatico. Brava, ditelo a me. Conoscevo il signor Reinhardt. Lo conoscete da molto? Da quando lo conosce papà. E quando l'avete visto l'ultima volta? Forse quando è venuto qui l'ultima volta. Quando? Venerdì scorso. E questa mattina siete andata da lui? Non mi alzo mai prima di mezzogiorno. E voi, signor commissario, dormite abbastanza? Avete due occhiali. Io... Che tipo è questo Reinhardt? Bello, molto bello. Ma anche molto stupido, sa? Piaceva a tutti. E piaceva anche a voi. Piaceva a tutti. Anche a Valeria. E chi è Valeria? Sono molto seccato. E tu? Cosa ci fai tu qui? Non sono faccende che possono riguardare una donna, esci? Lasciaci soli immediatamente. Agli ordini, papà. Commissario, ti piacerebbe baciarmi? Signorina, arrivederci. È inammissibile. Sono un amico personale del maresciallo Graziani e del duce. Mi si deve qualche riguardo, no? E non permetto a due scagnozzi della questura di trattarmi come un delinquente. Signor Conte, noi ma siamo... Ma si guardi. Un ufficiale di polizia non è tenuto a farsi la barba? È questo l'esempio che date alla gioventù in armi della Repubblica Sociale? Fuori di qui immediatamente. Marsch! Noi usciamo subito, signor Conte, ma vi comunico che se domattina non vi presenterete spontaneamente in questura per essere interrogato, verranno a prendervi due guardie. Con le manette. Farò una telefonata a chi saprà mettervi a posto. Sbirro! Le inchieste del commissario De Luca. Di Carlo Lucarelli. Carta bianca.